biglietto non ce l'ho più, però era un biglietto che c'era scritto grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in corte. Ricordati che ci sono bambini e anziani. Sono un'infermiera, se hanno bisogno di me la porta è aperta. Non ho mai portato né rancore, non ho mai sospettato nessuno. Era diventata un simbolo di chi lottava ogni giorno contro il virus, proprio per quel biglietto trovato nella cassetta della posta. È stata veramente dura, cioè questi pazienti che ti chiedevano ma ce la farò a tornare a casa e te che non sapevi come rassicurarli. Per cui quando quella notte smontai e trovai il biglietto non ero arrabbiata, ero solo dispiaciuta, delusa, diciamo. Lei si sente più un'eroina o un'untrice? Ma né una né l'altra. Io mi sento soltanto un'infermiera, una persona che è disponibile per gli altri. Oggi come sta vivendo la professione? Mi gratifica, amo il mio lavoro assolutamente e farei soltanto questo, non avrei altro. C'ho la bimba che fa la scuola infermieri, per cui. Turno serale nell'ospedale di Lucca. Più di 600 qui i lavoratori del settore infermieristico, oltre l'80% donne. Perché hai deciso di fare l'infermiera? Una scena familiare, in realtà, c'è stato un incidente con il compagno di mia madre e da lì ho visto un infermiere che si è preso cura di lui in un modo che mi ha toccato. E quindi da lì ho scelto di fare infermieristica. Questo lavoro penso, e ne sto anche avendo la prova, che ti porta via tanto, ti dà tante soddisfazioni, ma ti porta via anche tanto, tanto tempo, tante energie. Alessia e Federica, 24 e 25 anni, per mesi nel reparto Covid. E questo reparto è stato bello, almeno parlo per me, perché ci siamo ritrovati a condividere dei momenti particolari in un periodo storico particolare. E siamo diventate anche amiche, amiche, colleghe, sorelle in alcuni momenti, quindi è stato veramente bello. Nella giornata internazionale degli infermieri, loro, che sono tutti i giorni in corsia, richiamano anche un altro compito che si sono assunti con la pandemia. I pazienti morivano lontani dai propri cari, specifico lontani dai cari, ma non erano soli però, e questo io tendo e voglio urlarlo, perché l'infermiere c'era sempre. Nel momento del trapasso l'infermiere era vicino al paziente, cioè ha fatto proprio una sorta di ponte, no? Fra il paziente e il familiare. Allora, diciamo che nel tuo...